La nazionale di spada femminile tra 15 giorni sarà impegnata in Francia per un importante appuntamento di Coppa del Mondo ed in vista del delicato impegno la Federazione Italiana ha scelto Napoli e la sala scherma dello stadio Collana per le fasi finali dell'allenamento. È molto gratificante godere della fiducia della Federazione che ci ha affidato questo impianto che a sua volta è stato affidato alla Federazione dal Comune, ma anche la fiducia che il Comune ripone in noi e nelle attività che svolgiamo, sia sotto il profilo sociale che anche appunto di alto livello, come testimonia la presenza della nazionale qui. Le prospettive sono rose, sono sicuramente favorevoli. Abbiamo un gruppo significativamente forte, delle giovani che stanno crescendo molto interessanti. La scherma napoletana è un'eccellenza nello sport nazionale e la scelta della struttura pomerese per la presenza della nazionale femminile appare anche come un riconoscimento per l'energia e i risultati raggiunti, che alimentano il movimento e la stessa visibilità di questo sport. Questo centro federale che è cresciuto in uno degli impianti più belli che abbiamo e più storici, che è appunto l'impianto del Collana, appunto rappresenta un centro di eccellenza di tutta la regione. Ancora più contenti perché si tratta di un'eccellenza al femminile, quindi il Collana che si caratterizza sempre di più come luogo dello sport in rosa.